Finalmente abbiamo scaricato Windows 8 dopo averlo acquistato direttamente dal sito online. E questa è la finestra che appare al termine del download, quindi abbiamo la possibilità di installarlo. Installarlo creando un supporto di installazione o installare più tardi dal desktop. Provo a premere installa più tardi dal desktop, premo su chiudi, non vedo nulla, vediamo su Windows 8 non appare nulla, Windows non c'è nulla con Windows. Vediamo cosa c'è di nuovo. Troviamo, se riduco qua icona, installazione di Windows. Provo a fare doppio clic. Proviamo a premere su sì per autorizzarlo. Vedete che quindi quella installa più tardi ci permette solo di creare un'icona sul desktop per installare più tardi il sistema operativo. In questo caso invece premerò su installa per andare avanti nell'installazione. Premo su avanti, c'è le operazioni preliminari, sta verificando eventuali aggiornamenti. Chiaramente non potrò terminare il video se installo un sistema operativo, quindi presumo che si bloccherà tutto. Gli aggiornamenti sono stati installati, ora si sta riavviando Windows. Neanche, non si sta ancora riavviando. Qua mi chiede se voglio accettare licenza d'uso e l'accetto, dato che ho acquistato. Attendiamo ancora un attimo. Qui bisogna disinstallare prima questi due prodotti prima di continuare l'installazione. Quindi disinstalliamo questo. Evidentemente vi comporta dei problemi per quanto riguarda l'installazione. Disinstalliamo l'antivirus. Qui abbiamo la pubblicità dell'antivirus. Ora che abbiamo disinstallato questi due prodotti, per continuare l'installazione dobbiamo riavviare. Quindi io termino questo video e procederò con un video fatto con un cellulare, dato che il computer si dovrà riavviare. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Adesso premerò su riavvia, ma lo vedremo nel prossimo video. Vediamo se riesco. Ok.